Quando vedo quei cowboy che vanno in autostrada con il loro pick-up rosso fiammante, diciamo, un giorno di sole di marzo con un bel cane o dei cani slegati e sobbalzanti sul pianale, mi viene da chiedermi con che filosofia vivono e quale seguono, quali nobili sentimenti li muovono. E quando mi accosto per dare un'occhiata, prima agli animali impauriti e poi ai loro padroni incuranti, non sono mai preparato all'eccesso di rabbia che mi monta dentro. Una disperazione dello spirito talmente forte che la percepisco come qualcosa di fisico, come una mazzata su stomaco, testa e mente. E allora capisco perché. Ho avuto tanti guai nelle fabbriche, nei bar, alle feste, ai picnic, a ogni riunione della gente, grande o piccola. Quella gente non è altro che braccia, gambe, teste, orecchie, occhi, parti vuote, cucite insieme, senza alcun significato dentro. Non c'è proprio niente che gli si possa dire e imprecargli contro. Sarebbe come sparare in un mucchio di merda. Gli animali schiacciati che vedo lasciati sul ciglio dell'autostrada, già morti o morenti, non li lasceremmo mica degli uomini così, a spirare e marcire al sole. Ci ricorderebbe troppo delle nostre deboli morti a venire, che, il più delle volte, passato il funerale, sono di gran lunga più farse che profonde.